1, 2, 3, ciac! Cazzo, sono già le mosche! Libera il Fellini che c'è in te, guarda! Là, castello di pietra! Qui siamo. Mettiamo anche il sottofondo musicale. Ci manca Mike. Concludendo capochino sigillo nero. Dai, stiamo andando a fare la ferrata, l'Orlandini de Anna. Come si chiama? Com'è quel posto lì? A Crocefieschi, ecco, mi stava. C'era il neurone che si era leggermente addormentato e non. Microfono! Sì, prova. Prova microfono! 1, 2, 3, prova! Fa un po' vedere l'autostrada come funziona, vedi che l'autostradina c'è qua. Qui si va a manetta, Manetta. Una bella valle questa, molto pittoresca. Davide, Sandro. Buongiorno. Ho detto bene? Sandro, sì. Sandro. Ce l'ho fatta. Cristiano e me, Nando e Laura, sono andati a fare una escursione diversa. Siamo a Crocefieschi. Iniziamo il sentiero di avvicinamento alla De Anna Orlandini. A dopo. Sa, iniziamo questa De Anna Orlandini. Io, a dir la verità, sono già un po' stanco. Ma che la nebbia all'Irto Colle. Mamma mia, ma perché tutta sta salita? Cosa è successo, Davide? Un aborto. Hai sbattuto? Dai. Oh. Bisogna puntellarsi un po' sul fianco, anche dall'altra parte. Davide, vedi? Vieni a vedere. Questa curva qua è il passaggio più stupidotto, diciamo. Ecco qua, e mi sono girato. Oggi che c'è la roccia che è anche un pelino scivolosa, Allora, tenete conto che questo passaggio, secondo me, è il più difficile di tutta la ferrata. L'ho messo dopo un po' che uno è già caldo. Culo in fuori. Ciao a tutti.
Davide, è affrettato la cosa. Sei venuto troppo avanti. Dobbiamo andare là. È lunga quella fettuccia. Salve a tutti. Ciao a tutti. Bello. Sei piazzato, Davide. Allora che ti giri l'altra parte, perché sennò ti giri mai. Ne vuoi uno più corto? E ce l'hai? Sì. Dai. To. No, al contrario. Siete forniti di rinvio. Oh certo. Io l'ho fatta la prima volta. La prima volta che l'ho fatta senza. Continuato 8 giorni a darmi dell'idiota. Non è che va meglio. Ultimo strappetto, dai. Starretti non ce ne devo. No. Perché? No, così. No, dico io che questo qua secondo me è il pezzo più difficile di tutta la ferrata. Guarda che ti sei agganciato che lì ti incasini, eh? Ecco. Andando in terra, eh? Voilà! Dovevo stare là, no? Ah, uguale, uguale, dai, puoi salire anche lì. Forza, su! Aggancia prima le longe di qua. E di qua o almeno quella in mezzo, dove arrivi? No. Ok. Mi agganciato un moschettone. Ogni tanto capita. Bello, eh? Ci sorprendi sempre. Oh, eccola. Qua c'è il rifugietto e se noi facciamo scendiamo qui, poi andiamo là, facciamo tutta quella strada che vi dicevo stamattina, no? Quella che si parte da, si vede quel giro del sentiero che dicevo stamattina, si parte da Vobia, lo vedete quel sentiero lì di traverso, no? Fai tutto il giro, arrivi fino al castello di pietra, poi è dietro lì, poi si scende, si guada, si sale da lì dietro, lo vedete il sentiero che arriva? Si vede, ecco, arriva lì, arriva lì. Questo è tutto il giro, bellissimo, da fare in autunno, c'è dei colori stupendi. Dai, andiamo. Sentite il picchio che sta facendo i richiami.
sentilo. Però è più facile qua. Adesso lì è più facile. Sì. Però non fai una bella pizza, non ci dovessi mai cadere. Chi? Tu. Ma bisogna stare sempre un po' più indietro, eh. Facciamo un po' più di... Sì. Adesso mi sa che da qui in poi... Da qui in poi tocchiamo il cavo. L'hai fatta senza toccare il cavo o col cavo? Fin da lì in su mi sono tirato su. No, non ce la faccio più io. Vieni su. Dai, seconda parte. Invece bene, abbiamo detto che qua il cavo sta di uscire di figa, quindi io Quello sì. Questo sentire in fuori che... Ce l'ho fatta, eh. L'hai fatta? Forza Davide! Visto? Vabbè. Che non hai toccato il cavo? Non ho toccato il cavo. Bravissimo! Anche se sapeva di figa. Com'è Davide? Dimmi. Il ristorante? Ristorante sopra. Non abbiamo prenotato però. No, ma da Gigi il Troione. Da sempre da mangiare. Gigi il Troione. Cavo, agganciatelo a quello molle, eh. Sì. Ale. Un passaggio sotto. Sì, è quello della via di fuga. Non lo so,
piccola, Davide, conviene che fai così. Quando arrivi qua, già ti agganci sopra, perché sennò poi ti trovi a cambiare che sei nello strapiombante. Qua bisogna farlo tutto d'un fiato, eh? Vedi, Davide? Avete visto voi? Sto pezzo qua dovete subito agganciarvi a questo alto. Poi, dato che è strapiombante, si fa tutto d'un fiato. Da dove c'è lui arrivare da sinistra? Sì, da quando ormai sei agganciato qui, si fa tutto d'un fiato. Anche questo è strapiombante. Vedi, c'è sto passaggio qua, sto metro qua, e basta. Però quando arrivi qua, ci sta a fare così. Qua magari Davide usi quello lungo, vedi? Che lì attaccati con quello lungo, quello corto, dipende come sei comodo tu. Ce la fai? Guarda, sono incappato con il moschettone. A me della miseria. Allora. Il passaggio qua. Ce l'hai fatta? No, non c'è da ancora farlo. Ah, piano. Boh, agganciati appena qui o appena sopra con quello o con quello corto lì, ma scivoli di là, non va bene. Mettiti con quello sopra lì. Ok, riposi, Davide, che sei stanco. Non l'hai fatto bene quel passaggio lì, tu? Sei andato bene? Ma quello fa niente. No, quando arrivi a casa metti la mutanda nel quadro, dici ho decorato la mutanda, al valor militare. Boh, di qua è tutto facile adesso, perché non c'è più niente di contropendente. Lì devi farlo tutto d'un fiato, devi arrivare ad agganciarti a quello sopra, all'anello sopra. Dai, io mi tolgo di qua, almeno Davide appena si riposa un attimo. E c'è ancora questa curva qua da fare. Poi devo mi sa che devi usare quello lungo, perché sei un po' più basso di me e fatichi. Boh, qui adesso fatto questo è tutto a posto. Qui non siamo più in contropendenza. Cristiano, come è piazzato? L'ha passato? Lì nel passaggio tra corda verticale e quella orizzontale. Ah. Tutto a posto. Sì, è sereno. Boh, a posto, ok. Perfetto. Oh, ricordati che devi pagare le tasse. Devi pagare le tasse. Guarda un po' me, eh.
arrivo in vetta in diretta. Com'è Davide? Bella. Bella, eh? Un bel viva tutti e due, eh? Cristiano, fate un bel segno di arrivo. Ok. Degli artisti di finale? Oh, questo è molto più difficile. Più difficile? Sì. Oh, sarà degli artisti. Qualcuno che non se la sente fa la via. Sì, sì, certo. Ma qui puoi fare tutte cose alternative. Qui, ma anche il tunnel uno lo taglia se non c'è, non si sì, sente. Certo. Certo. Adesso scriviamo qualcosa sul libro di vetta. Il posto più bello questo, uno dei posti più belli. Siamo arrivati al rifugino. Al rifugino, piccolino, ma simpatico. Non male come posticino, eh? Stupendo. C'è tutto, ci sono anche i dormi bene. C'è sotto la panca la capra campa e sotto la panca. La capra gnama. Gnagna. È sempre aperto qua, sì? Sì, sì. Caro Baldazzi, venghi. E teracchi. Ma te t'attacchi? Bella. Bella, bella. Come sempre. Lì l'hanno già buttata la pasta lì? Niente? Niente? Che delusione. Oggi niente, mamma mia. Impressioni? Mamma mia. Spettacolo, eh? Siamo sopra il rifugio che era... Arrivederci. Salve! Com'è? Dai, adesso andiamo su di là, stighezzi, dai, iniziamo sto pilastro. Arrivi qui e ti agganci poi là. Certo che sei un po' più corto tu Davide, fai un po' più fatica, però vedi tu, no, come riesci. Boh, io vado, eh.
qua è un casino, ecco, riuscendo a fare così sei a posto. Passato a questo punto qua, poi è facile. Sai, io vado, eh? Oh! Puttana galera! Questo era grosso! Si è staccato dal muro! Che te devo dire? Non ce la fai, Davide, eh? Vai piano, eh? No, qua c'è una specie di balconcino, però è rischioso perché... Cioè qui, se ti sbagli, sei fottuto, eh? È meglio secondo me, eh? Vedi, quando arrivi qua, Davide, ti agganci come puoi. Sì. Qua, non quel piolo, questo, ti agganci come puoi e cerca di andare a cambiare là, direttamente, perché sennò poi alla fine ti trovi incasinato. E allora adesso... Qui c'è da fare il primo strappo un po' tostino, che di appelli per i piedi non c'è molto, però stando, come si suol dire, a culo in fuori, no? Vedi che il piede anche qua non scivola. Per cui adesso provo, date un'occhiata a come faccio, eh? E poi velocemente, track, e ci siamo. Vedi? Arrivo fino lì allora. Sì. Ma che serve?
quando arrivi qua fai un sorriso che ti faccio la foto. Se hai le gambe che tremano, mettiti con il rinvio corto e riposati un attimo. Fermati un secondo. Devo avere un buon appiglio io. L'appiglio, il rinvio. Devi fare allenamento a casa, fidarti. Perché sennò ti bruci le braccia e le gambe. Sei legato? Oh, butta le mani indietro, ti faccio una foto. Minchia, manco per 1000 euro butto le mani indietro. Dai, che qua c'ho 2 da 500. Va bene. Andro, saluta. Ciao ragazzi, aspetta che mi metto in posa. No, aspetta che ho spento. No. Guarda indietro. Ehi. Ecco, lì ci sono dei sassi che si muovono, lì. In testa qua. Stiamo arrivando a vedere il castello di pietra dall'alto. Castello della pietra dall'alto. C'è un po' tanta foschia, si vede un po' poco. Qui c'è un bel saltino, Madonna. Ma che roba. Ma che bello. Via, qua il Cristiano, non c'hai il tutto. Vai direttamente a cazzo. Mica maluccio, Banzai! Fino adesso, ma sono troppo forte io, sono un fenomeno, bello qua, hai visto che roba, spettacolo. Peccato per la nebbia. Peccato per la foschia, perché è veramente bello. Siamo arrivati in vetta. Siamo, due pioli. La cima. E siamo arrivati. Davide, tutto bene? Non dici domani. La famosa carrega du diavolo. Questa? Sì. Sedia del diavolo. Dai, c'hai le braccia stanche, Davide? Stanche? Non le sento più. Ci sono più. Vabbè, dai. Certo, io che... Sì? Qui sono sentieri che... Ah, sbagliati a cadere giù di qua, va. Di qua parte una via di arrampicato, ho visto due persone che arrampicavano una volta qua. Ma che roba? Forse è su di qua che si va per andare a arrampicare, non lo so. Ma che roba? Minchia. Per le crociate, per di là. Dai. Qui dalla Rocche del Reo Passo, per oggi penso sia tutto. Andiamo a recuperare Nando e Laura, che sono andati verso il Monte Antola, e ce ne andiamo a casa. C'ho le mani, sono
un poco scassato. Invece il Davide è un poco tanto scassato. Sciupa. No, i due nuovi l'hanno fatta alla grande. Ce n'è un grande, l'abbiamo. Vabbè, potete fare un quadretto. Dite, questa arriva dal reo passo. Sì, appunto. Una bella bacheca avrà un futuro. Ciao.